Carissimi democratici, carissimi democratici, venendo qui stamattina mi è venuto in mente l'immagine più dura della nostra storia recente, più dura come partito, quel 18 e 19 di aprile dell'anno di questo anno, quando in quella sala buia, triste, si è consumato il momento forse più difficile della vita del nostro partito, quel momento in cui non siamo riusciti a trovare le soluzioni per far uscire il Parlamento dall'impasse nella quale era e quel momento nel quale la disgregazione, quasi la parola fine della nostra storia, era lì davanti a noi. A me quella immagine ha sempre fatto venire in mente un'altra immagine che è emblematica della fine delle istituzioni, quell'immagine finale del film Habemus Papam, nella quale di fronte alla rinuncia tutti si perdono, nessuno sa più cosa fare, dove andare, come guardare avanti. Oggi, Matteo, dopo 8 mesi, siamo qui, dopo 8 mesi da quel momento. La fine era lì. Oggi siamo qui e siamo in una condizione nella quale il nostro partito è diventato il baricentro, il pilastro della democrazia italiana. Io vorrei che questo fosse chiaro a noi stessi, innanzitutto. Da quel momento nel quale noi eravamo l'elemento della disgregazione, oggi noi siamo forti, siamo reduci da un momento nel quale 3 milioni di italiani hanno deciso di partecipare e di partecipare partecipando alle primarie. Questo lo dico a tutti coloro che in questo anno vorrei che andassimo a rileggere tutti gli editoriali e tutte le dichiarazioni che dicevano le primarie sono morte. Vorrei che lo rileggessimo dopo quello che è successo. E quei 3 milioni, noi, 3 milioni di cittadini italiani che abbiamo deciso di partecipare, sappiamo che è dalla forza e dalla centralità oggi, dalla resilienza del Partito Democratico che saremo in grado di ricostruire una democrazia, quella italiana, duramente attaccata e in grande difficoltà. Lo possiamo e lo dobbiamo fare a partire dalle riforme istituzionali, costituzionali e della legge elettorale che dobbiamo fare e che la Consulta ha reso oggi ancora più impellenti. Lo dobbiamo fare perché abbiamo visto attorno a noi invece il disgregarsi e il dividersi del resto del sistema politico. Lo dico perché questo ci carica più di responsabilità, non è un elemento di soddisfazione. Gli altri divisi, noi qui uniti e forti. Ma perché questo ci carica di grande responsabilità ed è una responsabilità alla quale dobbiamo dare risposte. E risposte le dobbiamo dare a partire dal problema più urgente di tutti. Sono tanti i problemi del Paese, ma ce n'è uno che è il più urgente di tutti. Dobbiamo fermare l'emorragia dei posti di lavoro per i giovani innanzitutto, dobbiamo far ripartire l'occupazione giovanile. Di tutti gli obiettivi che abbiamo davanti, questo è sicuramente il più urgente. Dobbiamo ridare quella speranza che oggi è venuta meno. Abbiamo davanti una grande opportunità che comincia il 1° gennaio. Dal 1° gennaio 1,5 miliardi di euro che insieme all'Unione Europea, nel Consiglio Europeo di giugno, siamo riusciti a destinare all'Italia per la garanzia per i giovani, la Youth Guarantee, quello strumento che consentirà ai giovani che escono dagli studi di avere immediatamente un tentativo, una prova, di avere immediatamente la possibilità di testarsi nel mondo del lavoro. Dal 1° gennaio cominceremo con questa operazione che si affianca a quella della decontribuzione totale di chi assume i giovani. So benissimo che i problemi della disoccupazione non hanno età, ma so anche che se non ripartiamo da qui, da dare un segnale qui, noi non ce la faremo. Ecco perché il 1° gennaio sarà una tappa importante, così importante, ed ecco perché attorno a questi passaggi c'è bisogno che tutti insieme guardiamo con fiducia avanti. Io, in questo che è soltanto
un saluto ed è soltanto una presenza, la presenza di uno dei 3 milioni di cittadini italiani che hanno votato alle primarie, la presenza di uno che oggi fa il Presidente del Consiglio grazie a voi e grazie al Parlamento che ha ritenuto che questa fosse la strada giusta per una transizione difficile del nostro Paese, che stava sbandando e che ha bisogno di essere accompagnato verso una strada nella quale la politica non sia più sempre l'emergenza, nella quale l'economia non sia più sempre l'emergenza. Ed è qui il punto chiave dal quale siamo partiti in questi mesi per una resistenza faticosa rispetto a tutti coloro che hanno cercato di andare verso altre direzioni, a tutti coloro che hanno cercato la disgregazione e invece il risultato di essere oggi qui insieme dopo questo esempio di democrazia e di partecipazione che abbiamo dato è secondo me una grande speranza per l'Italia. Quando dico i 3 milioni di italiani dico anche che lì c'è la forza per noi di essere in futuro un grande partito popolare, ma un grande partito, non una cosa evanescente. Lo dico rispetto a una discussione che per esempio attorno a questi ultimi giorni c'è stata sul tema della questione dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Tutti coloro che vogliono raccontare che non si fanno le cose, che si fanno male, che tutto quello che si fa è comunque negativo, anche questa cosa l'hanno raccontata o dicendo che è un colpo ai partiti e i partiti sono l'unico strumento della democrazia, come dice saggiamente, sono lo strumento della democrazia, come dice saggiamente la nostra Costituzione, chi ha raccontato è una finta cosa perché tanto chissà quando, come, eccetera. E io invece voglio difendere questa scelta che abbiamo fatto insieme e la voglio difendere perché anche il periodo transitorio che è necessario è un periodo che nessuno ha raccontato perché, tutti a dire ma la transizione, semplicemente perché io e tutti noi siamo convinti che la democrazia debba essere finanziata in modo trasparente. Passeremo a un nuovo sistema, il nuovo sistema è quello del 2 per 1000, in modo tale che l'inoptato vada allo Stato, quindi il cittadino sceglie, ma il 2 per 1000 sappiamo tutti benissimo come funziona. Il 2 per 1000 funziona che è la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e quel contributo viene dato l'anno dopo, quindi quando quelli che raccontano la transizione è legata esclusivamente a questo elemento, che perché entra in funzione il 2 per 1000 con il meccanismo dell'anno precedente e dell'anno dopo, questo deve essere quello che è necessario. Lo dico a tutti quelli che in questi giorni, in queste settimane hanno ironizzato su questo punto. So che si cerca in tutti i modi di far sì che i passi costruttivi siano raccontati in modo sbagliato. E invece so che da questa crisi si escerà con i passi costruttivi uno dopo l'altro ed è quello che noi siamo chiamati a fare qui. E quando dicevo finanziamento ai partiti, 3 milioni di cittadini sono la dimostrazione che a differenza di altri noi siamo un partito di popolo e non dobbiamo mai dimenticarcelo che siamo un partito popolare e che a questo popolo dobbiamo rispondere ogni giorno ed è quel popolo quello che ci darà l'indicazione con la quale possiamo andare avanti. La vicenda del finanziamento passa anche da questo. E io credo, e concludo in questa giornata, che è una giornata molto importante, importante anche perché si svolge a Milano, hanno fatto bene a citarlo prima. Il 2015, con l'inaugurazione dell'Expo, il 1° di maggio, sarà un appuntamento per l'Italia importante. Sarà la dimostrazione lì se l'Italia sarà uscita dalla crisi oppure no. Io sono convinto che quel giorno racconteremo un'Italia uscita dalla crisi, che guarda al futuro e che ha speranza per il futuro. E se questo anno lo chiudiamo oggi, sì, con fatica, con difficoltà, con delle proteste, però anche qui, scusatemi se in questi mesi mi sono abituato a metterci la faccia anche di fronte alle cose faticose da dire. Rispetto a tutti quelli che stanno lisciando il pelo a queste proteste di questi giorni, io vorrei ricordare chi sono i capi di queste proteste. Gente che sta
da un'altra parte rispetto a tutti i valori che noi qui stiamo cercando di rendere forti in Italia. Perché, fatemelo dire, l'antisemitismo è, per quanto ci riguarda, una delle battaglie più grosse contro la quale dobbiamo andare avanti. Perché con quelli di Casa Pound noi non abbiamo niente a che fare. Noi sappiamo che se queste proteste hanno attirato attenzione è perché il malessere c'è, lo sappiamo. Lo viviamo ogni giorno il rapporto con questo malessere e le risposte che stiamo cercando di dare vanno nella direzione di interpretare questo malessere. Ma non scambiamo gli eventi tra di loro, sarebbe un errore assolutamente gravissimo. E infine voglio dire che questo anno, se lo finiamo così, è anche perché c'è stato uno sforzo del nostro partito di passare i momenti più duri, più difficili. E anch'io, come è stato detto prima, voglio ringraziare i segretari che hanno preceduto Matteo quest'anno, e quindi Guglielmo Epifani e Pierluigi Bersani. Il lavoro che Guglielmo e Pierluigi hanno fatto è stato un lavoro importante, questo lavoro ci ha condotto fin qui. Voglio anche ringraziare i candidati che hanno conteso a Matteo la segreteria e voglio ringraziare quindi Pippo Civati e Gianni Cupero, voglio ringraziare Gianni Cupero per aver accettato di fare il presidente del partito. Perché questa della scelta di Gianni presidente del partito è una scelta secondo me importante, una scelta importante perché toglie via tanti che si divertono a giocare sulle nostre vicende. Io penso che da oggi in poi noi dobbiamo lavorare, Matteo, perché dai giornali si tolgano i retroscena su noi due. Basta retroscena su noi due, basta. È inutile che li scriviate, perché non ci saranno retroscena. È inutile che li scriviate, perché tutto avverrà in modo trasparente, come avviene in modo trasparente qui, come avverrà in modo trasparente in futuro. Tutto avverrà in modo trasparente perché dall'unità del nostro partito dipende l'uscita dell'Italia dalla crisi. È bene che questo tutti ce ne rendiamo conto. E io sono convinto che questa unità è quella che stiamo respirando qui oggi e la scelta che Matteo ha fatto di chiedere a Gianni Cupero di fare il presidente anche qui è la dimostrazione di un segretario che ha vinto, che ha stravinto le primarie e che poteva benissimo non aver bisogno di allargare e di aprire. Se l'ha fatto vuol dire che aveva capito che questo partito ha bisogno che veramente siamo tutti insieme a lavorare per il grande obiettivo che abbiamo, fare uscire l'Italia dalla crisi, dimostrare che l'Italia esce dalla crisi attraverso un ruolo centrale dei partiti politici e di un partito politico qual è il nostro. E allora io sono di questo convinto, l'Italia ce la farà se il PD ce la farà e soprattutto uniti non ci batte nessuno.